perché adoriamo Dio? Sebbene vi siano molte risposte a questa domanda, pensa a quanto sia meraviglioso adorare Dio, semplicemente per il fatto che viene prima di tutto. Le parole con le quali la Sacra Scrittura si apre, in principio Dio, lo posizionano come colui che viene prima di tutto, senza altre spiegazioni sulla sua origine e sulla sua esistenza precedente. Questo suo primato è molto più di un titolo o di un'onorificenza. È una dichiarazione sublime che ne fa l'iniziatore di tutto ciò che esiste. Secondo l'Apostolo Paolo, egli è la pietra angolare, per Giovanni il Rivelatore, l'Alfa. Mentre risuona nelle nostre orecchie l'invito a mettere Dio al primo posto, sarebbe sciocco pensare che siamo in grado di determinare se effettivamente è il primo o meno. Mettere Dio al primo posto significa riconoscerlo per quello che realmente è, il primo, l'iniziatore. Quando lo mettiamo al primo posto, stiamo semplicemente allineando la nostra vita con l'ordine predisposto nell'universo. Due fratelli litigavano e tentavano di strapparsi di mano il pezzo di un puzzle che stavano componendo. Uno voleva posizionarlo in basso a sinistra e l'altro in alto a destra. Il padre, che era appena entrato nella stanza, non poté fare a meno di sorridere. Dopo un po' suggerì ai due fratelli: se il pezzo non viene collocato lì dove dovrebbe effettivamente essere, non riuscirete mai a completare il puzzle. Se non collochiamo colui che è il primo, l'iniziatore, nella posizione che gli spetta, la nostra esistenza non sarà mai completa. Siamo condannati a non iniziare alcunché. Nella gestione delle nostre risorse, grandi o piccole che siano, chi o cosa occupa il primo posto? Se vuoi fare di quest'anno un capolavoro, scegli ora di riconoscere a Dio il primo posto in ogni cosa, lodandolo perché è il grande iniziatore e sostenitore dell'universo. Mentre lo adori, restituendo la tua decima e donando l'offerta promessa, invitalo a occupare il primo posto nella tua vita e nella gestione delle tue risorse. Egli è un punto di partenza eccezionale e un traguardo che non ha eguali. Mettiamo i nostri desideri all'ultimo posto e Dio prima di tutto.